Il Real Giulianova vince e convince, batte meritatamente il Campobasso, dimentica la sconfitta di Iesi e si rilancia in classifica a più 7 sulla zona playout. Giallorossi in campo con la difesa 3 del Grosso, stringe i denti ed è in campo dal primo minuto nel giorno del suo compleanno. Napolano confermato a centrocampo e Tozzi Borsoi davanti, titolare nel Campobasso. In attacco Bagatti sceglie Alessandro e Cogliati con Mosetti in panchina. Arbitra Nicola Di Giovanni di Caserta. Cronaca, parte bene il Giulianova, quinto minuto, ci prova Napolano su punizione, palla di poco alta sulla traversa. Al settimo è attento Pagliarini sul tentativo del Campobasso di sorprendere la difesa giallorossa. La squadra di Bolzan reclama due volte il penalty tra il dodicesimo e il tredicesimo minuto. Prima Tozzi Borsoi e poi Torelli cadono in area sul contatto con gli avversari. In entrambi i casi lascia proseguire Di Giovanni tra le proteste dei giocatori giallorossi e della tribuna. Al ventesimo proteste anche sul calcio di punizione, ancora di Napolano, per un sospetto tocco di gomito. L'azione finisce con un fallo in attacco giallorosso. Il Campobasso sembra essere poco incisivo ed il Real Giulianova passa al 37esimo. Tocco di mano in area da parte di Antonelli in area rosso-blu e questa volta l'arbitro senza esitazioni dice calcio di rigore. Tozzi Borsoi sul dischetto fa 1-0. Sulle ali dell'entusiasmo i giallorossi sfiorano il 2-0 per ben due volte. Al 39esimo Barlafante fa tutto bene, sinistro giro che non trova lo specchio. Al 41esimo sembra essere fatta per la doppietta di Tozzi Borsoi, ma il destro finisce ancora clamorosamente alto. Tozzi Borsoi si fa anche male e verrà sostituito nella ripresa. Nel secondo tempo sembra essere più vivace il Campobasso. Al terzo, su azione di calcio d'angolo, va col destro al limite Cogliati, palla alta sulla traversa. Stessa sorte al quinto per Alessandro, che si infila tra le maglie giallorosse ma non trova lo specchio della porta. Al 24esimo Barlafante riceve palla, si libera, entra in area e si inventa una perla di sinistro che fa esplodere il Fadini. 2-0 Giulianova. Il Campobasso non reagisce. Al 31esimo ci prova ancora Napolano, protagonista, il suo destro impegna Sposito che respinge. Il finale di gara si gioca in 6 minuti e al 47esimo viene espulso Crisci per un doppio giallo. In precedenza dalla panchina era stato espulso anche Tozzi Borsoi. Poi Musetti al 48esimo potrebbe riaprirla ma colpisce il palo. Ed allora finisce 2-0, seconda vittoria consecutiva al Fadini per gli uomini di Bolzan, attesi ora domenica prossima dall'Isernia. Mister, una grande partita, una partita di carattere, una Giulianova che porta a casa tre punti importanti nonostante qualche giocatore non al meglio della condizione. Ma allora, sul fatto del carattere non sono d'accordo, perché non credo che si possa fare, no, non sono d'accordo, perché non credo che si possa fare questo sport senza il carattere, la voglia, la passione che giustamente oggi ci hanno messo loro. Per il resto non credo che oggi Giulianova abbia fatto solo quello, perché secondo me ha provato a giocare a calcio. È normale che quando è uscito Tozzi Borsoi, dopo è cambiato un po' tutto, abbiamo messo un po' non abbiamo cambiato modulo, però le uscite erano diverse, quindi non ci difendevamo più a 3 se no a 5 dopo qualche minuto. Quindi comunque sono soddisfatto, perché loro lavorano bene, dobbiamo lavorare sulla loro testa, perché fuori casa non possiamo più fare le prestazioni come quelle che abbiamo fatto a Iesi. Secondo me erano tutti i rigori che non ha dato, per me erano tutti. Ora dopo l'arbitro, non parlo mai dell'arbitro nel bene nel male, non lo farò mai. Tu mi hai chiesto un parere, per me erano tutti e tre rigori, anche se io ero lontano, un po' presuntuoso parlare così. Alla luce dei risultati degli altri campi, anche per come è venuta questa vittoria di oggi, può essere la vittoria più importante di questo ultimo periodo? Ma è come quella della Savignanese, l'importante è dare continuità anche fuori casa. I numeri parlano chiari, io da quando sono qua in casa c'è una marcia, fuori casa c'è un'altra, quindi bisogna che lavoriamo sulla testa. Giulianova deve giocare da Giulianova, sia in casa che a Iesi, che a Sant'Arcangelo, non deve cambiare niente. Qua si spinge fino al 90esimo, nelle altre due partite abbiamo smesso di farlo quando mancava ancora 30-35 minuti di partita. Penso che il problema più grande nostro sia quello. Ora però loro devono capire che noi andiamo ad Isernia e andiamo a Isernia a vincere la partita. Con questa intensità, con questo carattere qua.
2-0 qui alla Fatini, una Real Giulianova che forse vi ha sorpreso un po' per l'intensità, per la determinazione odierna, o aspettavate insomma questo tipo di partita? No, onestamente ha fatto quello che ci aspettavamo che giocavano sta palla su Tozzi Borsoi e andavano a fare la guerra sulle seconde palle, ecco, loro sono messi a 5-3-2 per fruttare questa, avevano quell'opzione lì che era buttare questa palla. Primo tempo noi su questo è un gioco che facciamo fatica a fare, per fisicità di squadra diamo in grossa difficoltà, noi dobbiamo giocare palla a terra e lavorare nello spazio, spazio non ce n'era, palla a terra non ci stava mai perché il campo di sicuro non ti aiuta questo campo a giocare a calcio, e quindi siamo andati primo tempo in difficoltà, secondo tempo loro quell'uscita non ce l'avevano e secondo tempo sicuramente abbiamo fatto meglio noi, però loro hanno trovato i due gol, quindi bravi loro e si meritano di aver vinto. Un campo basso in leggera flessione dopo il periodo, insomma, quello invernale che aveva portato dai play-out ai play-off. Ma sai, io dico sempre che il calcio è questione di testa e di stimoli. Forse nel primo tempo oggi Giulianova, gli faccio i complimenti più che per il gioco, per la cattiveria e l'agonismo che hanno messo in campo. Ecco, e questo lo dobbiamo fare anche noi, perché o sei una squadra veramente di livello superiore oppure devi e morirci in campo se vuoi vincere queste partite. Poi ripeto, al di là di questo, per struttura proprio di squadra, noi facciamo veramente fatica se non riusciamo a mettere la palla in terra, e quindi dobbiamo avere più coraggio a giocare a calcio e non mettere, se mettiamo la partita sulla rissa e sulla pallonata siamo morti in partenza. L'obiettivo del campo basso in questo finale di stagione qual è? È quello che c'era quando sono arrivato, eravamo ultimi e l'obiettivo è risalvarci.